Salve a tutti, sono Massimiliano Padovano, il presidente di Arborest Bonsai Club. Questa è un'associazione che facciamo bonsai. Cade quest'anno il nostro 20° anniversario e questo è il 16° trofeo. L'ultimo, questo qua, è stato organizzato alla Vecchia Fornace, ottima location per questo evento. E invitiamo tutti a venirci a trovare. Molto facile da raggiungere all'uscita di Fratte. Chi è che è della provincia di Salerno e dintorni si può venire a fare un giro per venire a capire cos'è che è veramente seguire un bonsai. Con noi ci sono rappresentanti di tutti i club del centro-sud Italia ed è un evento a carattere, diciamo, nazionale, con esemplari che non si vedono facilmente poi in giro per le persone che non hanno idea di cos'è un bonsai. La location è quella come dicevo prima, è quella della Vecchia Fornace, molto bella. E anche domani sarà ricca di appuntamenti, avremo due scuole riconosciute che lavoreranno, daranno dimostrazione delle loro tecniche, delle loro capacità nel sviluppare da un albero a tirar fuori un bonsai. Insieme con le due scuole ci sarò io, che sono il talento italiano di quest'anno, e il talento europeo di quest'anno, Tiberio, un ragazzo di Pompei. Ci esibiremo in dimostrazioni e vi aspetteremo tutti. Allora, questa è la 16ª mostra, anzi un trofeo Arbores Cava, ed è un evento molto particolare, praticamente un evento di carattere nazionale che si tiene per la 16ª volta e quest'anno ha anche delle presenze internazionali. L'evento è cresciuto tantissimo. Siamo a Salerno e siamo nelle fornaci, diciamo, ex sale, da oggi Parco dell'Irno. Che cos'è questo evento? È un evento che vuole mettere in risalto una nuova filosofia, quella là dell'andar lento, dell'avvicinarsi alla natura e quello di utilizzare la natura come luogo per migliorare sia interiormente che esteriormente, sia la parte caratteriale, sia la parte di avvicinarsi a ciò che è bello, ciò che rende felice. Questa mostra 28, 29 e 30 durerà fino a domenica sera, ha dei momenti piuttosto importanti, non solo un momento legato a una dimostrazione molto particolare, dimostrazione che verrà coinvolte tantissime persone manualmente, sia dal punto di vista teorico sia dal punto di vista pratico. Poi ci sono state già dei momenti particolari legati a un evento Battodo di un maestro giapponese piuttosto importante. Contemporaneamente c'è un'esposizione, questa esposizione che porta 40 bonsai che vengono da dovunque, ha delle eccellenze dovute a un talento italiano che è Massimo Padovano e a un talento europeo di grande livello. Credo che è difficile esprimere più di quello che potevamo esprimere quest'anno. L'obiettivo è quello di accogliere un evento di carattere europeo e credo che la città di Salerno ne abbia veramente bisogno.